Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Oggi, per continuare il nostro viaggio, abbiamo insieme a noi Senvise l'Impavido, un personaggio amato da molti fan tolkieniani, e vediamo cosa ci può dire Sam sul suo conto. Secondo me Sam è il personaggio più positivo del Signore degli Anelli ed è quello che rappresenta di più la razza Hobbit, perché laddove Merry rappresenta un personaggio molto coraggioso e valoroso e Pipino un personaggio estremamente curioso e Frodo un personaggio aperto al mondo esterno, Sam è proprio quello più legato alle semplicità della vita, e quindi credo che in Sam sia concentrato tutto l'essere Hobbit, quindi dalla semplicità, dalla rusticità, dai piaceri della vita e anche con qualche dose di coraggio. E credo che Sam sia colui che tiene Frodo legato alla contea, ed è per questo motivo che, tra virgolette, deve essere Sam ad accompagnare Frodo a Mordor, così che lui possa ricordarsi per che cosa sta lottando, e così che il lettore, cioè noi, possiamo ricordarci che Frodo è comunque un semplice hobbit, perché se ci si fa caso, con l'avvicinarsi a Mordor, Frodo inizia ad essere più distaccato dalla razza hobbit, se vogliamo vederlo un po' più elevato rispetto agli altri hobbit, così come per esempio dice Faramir nel libro, che ha un che di elfico e non è più l'hobbit che abbiamo visto all'inizio, e serve proprio lì per ricordarci che si ha a che fare con dei semplici hobbit che stanno facendo l'impresa. E leggendo il libro delle lettere di Tolkien di cui ti parlavo l'altra volta, possiamo appunto vedere che il professore, tramite Sam, ha voluto rispecchiare tutta la semplicità e la rusticità degli Hobbit, e credo che sia anche un omaggio che fa il prof al suo amore verso le cose semplici della vita, ed è sicuramente anche un omaggio a tutti i soldati semplici che hanno combattuto nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale. E sono molto convinta che tramite Sam, ma anche che tramite gli altri Hobbit, abbia voluto rappresentare la vittoria della semplicità, della rusticità, dei piccoli piaceri della vita su tutte le tragedie o l'oscurità del mondo che ci circonda. Però, essendo il personaggio che rispecchia maggiormente la razza Hobbit, è anche quello che rispecchia maggiormente i difetti degli Hobbit, quindi il fatto di essere molto sospettoso nei confronti di chiunque non sia un hobby, ma anche il fatto di avere una mentalità leggermente più ristretta rispetto per esempio a Frodo, perché se non fosse stato per il suo legame con Frodo, la sua lealtà e il suo volergli enormemente bene, non credo che avrebbe affrontato una tale impresa, perché non credo che all'inizio avesse compreso pienamente cosa c'era in gioco, quindi la salvezza della Terra di Mezzo e quindi anche della propria contea, perché così come si vede sia nel film che nel libro, una volta giunto al Gran Burrone pensava già che Frodo avesse concluso la sua missione, perché riteneva che l'anello fosse già sicuro lì a Gran Burrone e quindi era già pronto a tornare a casa. Solo andando avanti nell'avventura riesce a capire che potere ha l'anello di fatto, e vedendo con i propri occhi la malvagità degli orchi e venendo a conoscenza che ci sono popoli di uomini malvagi, riesce a capire il potere di Sauron. Però comunque, essendo colui che rappresenta maggiormente la razza Hobbit, è anche molto coraggioso. Nonostante tutto, intraprende un viaggio molto rischioso solo per stare vicino al proprio padrone. Anche non comprendendo appieno in cosa sta andando incontro, decide di affrontare questa avventura, anche se devo dire, se devo essere sincera, ho trovato questo suo aspetto
molto più esaltato nei film rispetto che nel libro, perché fa vedere il lato timoroso di Sam, che però comunque questo suo lato coraggioso non fa altro che emergere sempre di più nel corso degli eventi, come per esempio affronta a parole il minaccioso Faramir, che sta dubitando delle parole del proprio padrone, per non parlare poi del fatto che comunque affronta di spada tratta Shelob e sottolinea appunto il fatto che si è fatto molto più sicuro di sé rispetto al Senvisi Genji che troviamo all'inizio del libro. Ma anche se troviamo questo suo cambiamento nel corso della storia, è anche colui che di fatto riesce a rimanere fedele a se stesso, e credo che questo sia anche un punto di forza di Sam, perché non tutti riescono a tornare alle cose quotidiane dopo aver intrapreso diverse peripezie, diversi pericoli o aver affrontato una guerra, e lui brilla proprio per questo. È un gioiello tra gli hobbit perché dopo quello che ha affrontato riesce comunque a tornare a gioire delle cose per cui ha lottato. Laddove nel video precedente abbiamo parlato di eroi tragici e eroi candidi, sicuramente Sam rispecchia un eroe candido, perché è un personaggio estremamente positivo, ottimista, semplice, e questa sua semplicità non fa altro che donargli la speranza, e quindi si potrebbe dire che rappresenti la speranza, perché essendo una persona abbastanza semplice gli riesce più facile vedere e scovare i lati positivi delle cose, o comunque non perdersi mai d'animo, perché laddove il tuo cervello inizia ad essere di grandi vedute, inizia a comprendere maggiormente i problemi e i pericoli del mondo, mentre il fatto di essere una persona semplice gli permette di rimanere sempre ottimisti. Anche se sta affrontando una missione molto pericolosa, non si perde d'animo, ma anzi crede fermamente che tornerà a casa, e non fa altro che sollevare il morale di Frodo laddove inizia a farsi sempre più cupo. E credo che Sam sia il personaggio perfetto per accompagnare Frodo in una tale impresa, perché laddove la mente di Frodo va via via a farsi sempre più oscura per via dell'influenza dell'anello, la figura di Sam non fa altro che rappresentare un faro di speranza che mantiene viva la speranza di Frodo di potercela fare. Nei momenti in cui Frodo inizia a cedere e a pensare di non poter intraprendere più questa impresa, non pensare di potercela fare in una tale impresa, la figura di Sam non fa altro che donargli speranza di potercela fare, di poter andare avanti e quindi di non cedere. Così come si vede nel film Le Due Torri, nel famoso discorso di Sam, quando Frodo gli dice non posso farlo Sam, o anche alla fine del terzo film, quando Frodo cade nella voragine, Sam gli tende la mano e gli dice non cedete ora, non mollate, per far notare che Sam è proprio la luce che guida Frodo per far sì che lui continui ad andare avanti. Personalmente credo che Frodo e Sam siano facce della stessa medaglia, uno yin e lo yang, ed è bellissimo il loro rapporto di amicizia, ed è bellissimo in Sam la sua lealtà, l'amore che prova nei confronti di Frodo. Credo che sia l'amore verso Frodo che Sam riesce ad acquistare sicurezza in se stesso per affrontare le proprie paure e quindi ad essere ancora molto più coraggioso. E penso che sia Sam che Frodo, con i loro pregi e difetti, siano dei personaggi bellissimi, e che i difetti di Sam siano compensati dai pregi di Frodo e i difetti di Frodo siano compensati dai pregi di Sam. Personalmente penso che Sam sia un bellissimo personaggio per via della sua lealtà, del suo coraggio e soprattutto per il suo fatto di essere così tanto ottimista, che invidio tantissimo, perché anch'io vorrei essere tanto ottimista quanto lui, però ahimè mi è capitato di avere un animo più simile a quello di Frodo e a quello di Legolas. Mi tocca ad essere così. Spero che questa analisi ti sia piaciuta, e in caso tu voglia lasciare un like te ne sarei tanto grata.
Spero anche di essere stata io chiara nell'espormi. Fammi sapere tu cosa ne pensi di Sam e anche, perché no, ti senti più simile a Sam o a Frodo. Quindi per oggi è tutto. Ti invito a iscriverti al canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con le altre analisi e magari altri video. E se ti va, ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!